Nicola Staffiero, organizzatore di Perché è normale essere speciali, evento di inclusione sociale che quest'anno giunge alla quarta edizione, con quali novità? Le novità quest'anno con la quarta edizione di Perché è normale essere speciali sono rappresentate da alcune attività alle quali stiamo lavorando per far sì che si attivino sempre più attività sportive paralimpiche che sono poi la leva sulla quale pensiamo di agire per realizzare il nostro scopo, ossia l'inclusione delle persone con disabilità insieme a tutte le persone normodotate che partecipano all'evento e che vivono l'evento anche negli altri 364 giorni dell'anno. L'altra novità è appunto rappresentata dagli altri 364 giorni dell'anno grazie ad una parola che è la progettualità. Ci teniamo alla progettualità perché vogliamo aggiungere benzina al nostro cervello impegnato in questo evento, grazie alla soddisfazione di poter dire stiamo rendendo possibile alle associazioni del territorio quello di far sì che le attività che osservano, che ammirano, che praticano, che le fanno divertire nel giorno in cui si svolge l'evento, siano attività che possono svolgere tutto l'anno, sia a livello dilettantistico, per nutrire semplicemente il cervello oltre che il corpo, anche, perché no, se ci sono i presupposti, anche a livello agonistico, e lì il rapporto con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico Puglia, si fa sempre più forte, ci teniamo a preservarlo perché è amico di Perché è normale essere speciali, grazie a tutte le federazioni che ne fanno parte, proprio perché stanno lì pronte, in agguato, a disposizione, a rendersi disponibili per rendere possibile questo nostro sogno, la progettualità di Perché è normale essere speciali, tradotta in risultati concreti per le famiglie e per i disabili che partecipano al nostro evento. L'altra novità è il fatto che anziché svolgersi in una struttura d'eccellenza, quale il CUS, che è l'impianto sportivo universitario di Foggia, dove il presidente Claudio Morese ci ha accolti sin dal primo giorno dandoci subito fiducia semplicemente guardandoci in faccia e al quale saremo grati per sempre per questa fiducia che ci ha portati fino a qua, quest'anno la novità è la location nuova, Orta Nuova, la nostra casa, la sede di Staffiero. Ecco, perché un evento che per tre edizioni si è tenuto a Foggia arriva ad Orta Nuova, ricordiamo il 29 settembre in Villa Comunale? Sì, allora, quest'anno Perché è normale, la quarta edizione di Perché è normale essere speciali si svolge presso la Villa Comunale Federico II di Orta Nuova e diciamolo dalle 9 alle 13 di una domenica mattina, l'ultima domenica di settembre, perché noi vogliamo avere anche un piccolo punto di orgoglio, quello di realizzare questo evento che è conosciuto oramai in tutta la provincia, anzi oltre i confini della provincia, in tutta la regione possiamo dirlo e anche oltre, a casa nostra, nella sede, nella casa di Staffiero, dello staff della famiglia Staffiero Antonio Mario, che opera sì sul territorio da praticamente 50 anni, ma in questa novità che ha coinvolto la vita dell'azienda e della famiglia Staffiero, non aveva mai avuto modo di coinvolgere la propria città e quest'anno l'abbiamo potuto fare grazie ad un'amministrazione molto sensibile al tema e soprattutto perché, amministrazione a parte, Orta Nuova, come tutte le periferie della nostra provincia, ha bisogno di eventi come questo, perché Orta Nuova è sì molto attiva, abbiamo tante associazioni, tante manifestazioni, però sul tema disabilità, dobbiamo ammetterlo, c'è poco e comunque sia non basta mai, quindi abbiamo pensato di fare questa cosa a casa nostra, a Orta Nuova. Quindi tante associazioni che partecipano, tante realtà istituzionali coinvolte, ma qual è l'appello verso i partecipanti? Allora, noi l'appello che rivolgiamo quest'anno ai partecipanti è di essere presenti il giorno dell'evento, ma anche negli altri, appunto, torno ai nostri 364 giorni,
così come è accaduto e sta accadendo sempre di più dalla prima edizione ad oggi, cosa che già avviene nei paesi limitrofi, nelle città limitrofe del territorio, ma che quest'anno ci teniamo affinché questo nostro invito venga anche rivolto appunto alle associazioni del nostro territorio più in senso stretto, di Ortanova. Io invito espressamente con tutto il mio cuore le associazioni di Ortanova a partecipare così come tutte le altre, proprio per dimostrare all'intero territorio di quanta ricchezza di cuore è capace la nostra città, perché ci sono le risorse in termini di cuore, in termini di affetto, in termini di disponibilità, bisogna cacciarle tutte fuori, tutte, perché veramente messe lì in bella mostra sono uno spettacolo da ammirare. Quindi invito le associazioni che sono impegnate nel settore della disabilità, che hanno come oggetto sociale la disabilità, ma invito tutte le altre associazioni a contattarmi, perché quest'anno c'è anche un'altra novità: l'evento, anziché essere organizzato in ben 3 mesi circa, lo stiamo organizzando in molto meno tempo per problemi logistici e tutta una serie di vicissitudini, che però non ci stanno impedendo di portare a termine il nostro scopo, quello di non interrompere la tradizione di perché è normale essere speciali. Quindi con questo invito inoltre faccio presente che c'è un foglio di carta bianca che tutte le associazioni possono scrivere, possono colorare, quindi basta solo esprimere un'idea e la nostra struttura, la nostra azienda, la mia famiglia si renderà sicuramente disponibile per mettere in pratica tutte queste idee, perché è solo così si può realizzare il sogno di perché è normale essere speciali.